E questo è l'ultimo video di Sandro Cana di oggi. Non mettetevi a piangere per le copri che ho messo qua, perché le ho presi proprio dall'immondizia delle parti da bici che ho qua. Due si sono rotti anche installandoli, ma facciamo vedere questo interessante front allestite da bike parking, ok? Abbiamo messo questo rack qua della Veloci, è il Veloci Rocket Rack Junior, che non ci stava proprio sulla Pangaea, perciò l'abbiamo messo qua provvisoriamente perché abbiamo trovato una cage, un rack molto interessante che andrà installato qua in futuro per le ammortizzate frontali, che può installare sia pannier che borse sul frontale, ma che è molto molto orientato verso il telaio, perciò non va a dare problemi alla stabilità della bici. Ok, qua abbiamo un molocco fake, ma ok, il molocco è stupendo. Qua abbiamo un fake perché io sono povero, però devo dire che se costruirò in futuro una bici interessante, più costosa di questa, metterò il molocco perché è fantastico per uno. Allora, io odio i manubri flat, i manubri da mountain bike. Ho provato dei manubri stile Jones, molto interessanti, ma questo qua è una cosa che va oltre. Quando andate qua potete rendere come una gravel, potete rendere come un drop bar. Quando andate qua sopra spingete come non mai. Veramente interessante. Ok, le manopole, gli freni da zoom che non costano niente e frenano come vi capottate quasi. Qua abbiamo una rocca qua, una cosa fatta col laser molto interessante. E questa bici è una bomba. Vedete lì la borsa della Dahon, delle luci interessanti, molto potenti. Questa bici è un mallet, perciò 26 dietro, 27 e mezzo davanti, una sospensione della Merocca che rende moltissimo, molto interessante. Qua abbiamo detto interessantissimo il rack dell'Ibera, con la sua borsa dedicata, con veramente si aggancia, si sgancia con questo sistema. E qua vediamo anche quanto è importante lo stabilizzatore di sterzo della Black Snow, perché qua ho dovuto mettere con un po' di peso sulla forcella questa cosa che è un tubo sella, ma se non tolgo quello qua va totalmente a sinistra, perciò vedete che spettacolo, che bella, che funzionale. Va veramente, se andate sui corni comincia ad andare veramente come una gravel. Dietro abbiamo Maxxis Icon, davanti abbiamo Innova Pro Transformers 2.25, non vorrei svegliarmi, probabilmente 2.3 dietro e 2.3 davanti anche se mi sembra che quella dietro è più grande, ma non vorrei dire. Vabbè, 2.3, 2.3, super comfort, super tenuta, spettacolo di bici,
iscrivetevi, guardate le playlist del canale e condividete. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Questa bici non è costata molto, il telaio è una Advanced Mountain cinese Venus, con queste decorazioni molto interessanti di fiori, eccetera, eccetera, che vedete. Non lo fanno più, penso 26, lo fanno 27 e mezzo. E con questo abbiamo concluso la serata notte, che sono le 4 di notte adesso. Io vi faccio questi contenuti gratis, vi chiedo solo di supportarmi, mettere mi piace, like e condividere, perché più volte farete questo e più volte sarò felice di darvi altre informazioni, altri video, altre cose interessanti, perché io da questo canale non prendo una lira, anzi ne spendo di RMB, perché qua si spendono in RMB tanti, li spendo tutti ogni mese praticamente per fare i video a voi, li spendo tutti, 700 euro al mese li spendo per fare i video a voi, e non sono a sufficienza per fare troppi video, faccio quello che posso fare e mi invento quello che posso inventarmi, essendo un povero come una merda. Ciao ciao, iscrivetevi.